Le reliquie di San Cataldo nella vicaria di Martina Franca, un pellegrinaggio che ha toccato diverse tappe: l'arrivo nella parrocchia Regina Mundi per la lunga veglia notturna tenuta da Don Martino Mastrovito, poi una giornata intera alla chiesa della Santa Famiglia prima del passaggio tra i malati dell'ospedale di Martina Franca, per fare poi tappa nella basilica di San Martino. Una devozione forte anche a Martina Franca per San Cataldo, raccontata dalle parole del vicario foraneo Don Pasquale Morelli. È un avvenimento storico quello che stiamo vivendo nella nostra città di Martina, in maniera particolare per l'appuntamento che vivremo sabato 6 con la presenza anche del nostro arcivescovo che porterà domani anche la statua argentea del santo che si unisce alle reliquie già presenti nella nostra città di Martina. Sarà un evento importante nel cammino di sinodalità che il Papa ha voluto per la Chiesa, quindi di un camminare appunto insieme, pastori e popolo di Dio. E di quell'attenzione in maniera particolare alle periferie, ecco, si è voluto che la figura di San Cataldo, patrono della diocesi, fosse presente, ecco, nelle vicarie della nostra diocesi al di fuori appunto di Taranto. Per questo può essere davvero un momento di fede rinnovata per la nostra città di Martina.